A casa di Dante, realizzato in collaborazione con Candolesi Officina Iveco, un punto di riferimento a Soci, Arezzo. Candolesi è linea revisioni veicoli industriali, ma anche vendita, noleggio e assistenza a carrelli elevatori e macchine movimento terra, con un vasto parco macchine a disposizione. È centro tecnico tachigrafi digitali. Candolesi la trovi a Soci, in via Nazionale, con passione e professionalità dal 1979. Lapi Chimici è una realtà che si è formata in 70 anni di crescita. Restiamo al servizio delle aziende con consulenze e competenze qualificate e una gamma di prodotti di qualità per il settore orafo, le aziende chimiche, la detergenza professionale, il trattamento delle piscine. È un lavoro incessante di ricerca, attenzione al cliente e personalizzazione del prodotto. Siamo quello in cui crediamo. Lapi Chimici è responsabilità, competenza e innovazione. Agrifer Più, mangimi ed articoli per animali, giardinaggio e non solo, a Civitella in Val di Chiana. Forno Moretti, Tegoleto, dal 1952, pane di qualità. Fratelli Mazzi, carburanti, lubrificanti e gasolio, ad Arezzo. VR di Bettocchi a Castiglion Fiorentino, per scegliere le aziende e le soluzioni migliori con assistenza post vendita. Idromeccanica di Palazzi e Lorenzoni a Badia Alpino, impianti idraulici ed irrigazioni, carpenteria in ferro. Azienda agricola Il Palle a Civitella in Val di Chiana. Azienda agricola Moretti e Conti a Pieve al Toppo. Alan Costruzioni, impresa edile a Marciano della Chiana. Arimac a Pieve al Toppo, vendita, assistenza e noleggio, movimento terra, edilie stradali. Bentornati amici, benvenuti a questa edizione speciale di A Casa di Dante. Oggi vi faremo vedere quello che è la cucina, quello che è la tradizione del periodo pasquale, delle nostre terre, di dove sono cresciuto, e abbiamo preparato una tavola bellissima con degli ingredienti che fanno parte della nostra tradizione. Con noi abbiamo Sara Guadagnoli, è già stata con noi in un'altra puntata, e con lei spiegheremo quello che è la tradizione della Pasqua nelle famiglie di un tempo e con quei valori e quei principi che comunque li possiamo leggere sopra questo tavolo. Sara, ci vuoi dire qualcosa te? Intanto ben arrivati a te e a tutti, perché credo che questo sia uno di quei momenti in cui noi facciamo questo lavoro perché dobbiamo tramandare qualcosa.
Esatto. E tramandare questo vuol dire ritornare e ributtarsi indietro negli anni, cioè qui abbiamo due prodotti che venivano fatti per il sepolcro, con i prodotti che venivano dalla terra, qui abbiamo del grano, qui abbiamo la veccia che era l'infestante dei campi e oggi si chiamano germogli. Sì, sono germogli. Però questi venivano fatti 15 giorni prima della Pasqua, messi al buio con l'aiuto sopra e poi portati per il sepolcro, per omaggiare proprio il sepolcro. Poi abbiamo la panina, tipica nostra, pan giallo con l'uvette, chiamalo come ti pare. Questa, se credo che sia quella, questa l'hai fatta te, vero? È quella coi ciccioli? Sì, quella coi ciccioli. I ciccioli venivano fatti perché? Perché d'inverno, a gennaio, si ammazzava il maiale, del maiale non si buttava via niente e quindi il cicciolo secco che veniva fatto o lo mangiavi direttamente così. Come un croccante, esatto. Potrebbe essere come oggi le patatine davanti alla televisione e te puoi mangiare quello che ha un sapore meraviglioso. E ci veniva fatto questo pane che una volta la tradizione era quella di spezzarlo. Sì, allora qui lo chiamate pane, noi si chiama pane coi ciccioli o panina coi ciccioli. Poi, per esempio, in Casentino abbiamo anche lo zuccherino lievito, che è un altro dolce di Pasqua e che veniva fatto con il solito impasto della panina, quindi si parte sempre dalla base della pasta di pane. E in più ci vengono messe dentro le spezie, quindi noce moscata, spezie cannella, il pepe, lo strutto, perché si ritorna al maiale, cioè al maiale, esatto, lo strutto si era messo da parte anche perché quello che avevi ricoperto, i fegatelli e quant'altro, esatto, non tutto finiva, nella pentola veniva fatto dei vasettoni, esatto, e ripulire quello che poi oltre a fare queste cose qui servivano. Tutto si ritrova sia nella farina, cioè nella panina. Nella panina, nel pane coi ciccioli. Nel pane coi ciccioli, nella panina coi ciccioli. Zuccherino lievito, che è una specie di panettone e tra l'altro in Casentino si chiamava Bambrusco da Bonconte. Pambrusco da Buonconte. Perché sembra che nella famosa battaglia di Campaldino. C'era anche Dante. Senti qua, 700 anni c'ho. Ma lì come li porto 700 anni? Diciamo bene. Passatemela questa battuta. Ok, quindi si ritorna a Dante, si ritorna a questo pambrusco perché veniva spezzato come hai fatto te con le mani. Sì. E era un pane che essendoci lo strutto dentro... Era un alimento e durava tanto tempo. Tanto tempo. Cioè nel senso aveva una vita anche di 15 giorni, giorni 20, o più, sì. E lo tenevano nella bisaccia esatto. E ogni tanto lo spezzavano. Avevano il salame, avevano la finocchiona, il prosciutto no, magari avevano un pezzo di rigatino, che ne so, sì, capito? E oppure delle erbe che trovavano in giro e mangiavano. E qui qualche erbetta di quelle particolari ci poteva stare. Questa è fantastica. Te pensa che l'altro giorno l'ho fatta. L'ho visto. Ho detto guarda che belli germogli che sta facendo. Tagliata con le forbicine subito sopra la tavola. È la fantastica. Sai la ricetta della panina? O pan giallo, o come ti pare? Ma guarda qua, hanno tagliato un pezzetto, vediamo un po'. Guarda qui, senti qui? È calda. Mm-hmm. Allora. Lievito madre, uvetta. Lievito madre viene pepe. Messo a rinfrescare, sì, la sera. La mattina si impasta con farina e acqua di nuovo, sì, e si forma la pagnotta. Questa pagnotta viene fatta rilievitare, quindi deve, diciamo, perlomeno triplicare la sua dimensione. Dopodiché si prende una bella spianatoia, si mette questo impasto e con altra acqua, con lo zafferano dentro, sì, si comincia a macchiarla. Si aggiunge il sale, il pepe, questo è a quantità perché questo non è un dolce, questo è un pane. È un pane, sì. Quindi ognuno ha la propria mano. Le uvette, quelle che venivano messe da parte, che non servivano per il vin santo, venivano messe a bagno, ravvivate. Li buttate dentro. Di solito era quello senza seme. L'uva senza seme. Era quella, chiaro, senza semino, perché
Sì, è poi chiaro, te guarda quali uvette che c'è così. E poi più uvette ci si mette, meglio è. Si impasta, si fa rilievitare, si formano i panetti, si coprono. Io addirittura la nonna mi metteva, perché gli ambienti non erano caldi come quelli di oggi, quindi la nonna metteva un coltrone, lo sai che è il coltrone? Porca miseria, un coltrone. Sopra, cioè la tovaglia di sicuramente coltrone, era di piuma d'oca. La sceccia sotto. La sceccia, la sceccia. Cioè io sto parlando di termini che molti non capiscono. La sceccia è il classico scaldino che con la pretina, dove veniva messo la cenere, i carboni ardenti, cenere sopra e poi attraverso un, non mi ricordo, non mi viene come si chiama, la pretina sì, si chiama, la pretina era una struttura semicerchio di legno, veniva appesa lì e veniva messo sotto le coperte in modo da scaldare il letto. Però la panina veniva fatta, cioè la Pasqua dipende come cade, no? A volte cade marzo, a volte cade aprile. Però il periodo non è caldo, quindi le case di una volta erano piene di spifferi, la zona più calda era la cucina o la stalla, però le panine non si potevano portare nella stalla. Quindi si mettevano in questa asse sopra la tavola, magari con due caprette, sì. Questa sceccia sopra, sotto la coperta, cioè la tovaglia di cotone e questo coltrone che andava a chiudere. In pratica si formava una specie di... De stufa? Sì, di camera di lievitazione. Camera di lievitazione. E parecchie volte la mettevano la mattina e la infornavano la notte. La notte, sì. Perché ci metteva tanto. Ma io mi ricordo che quando si tornava da scuola, per la pieggia, perché noi la salita, la pieggia. Bene, si saliva su e già si sentiva questo profumo si vedeva l'ora di arrivare a casa perché si trovava questa roba calda come questa e bollente appena fatta. E poi una volta sfornate con un panno di cotone intufato, distrutto, venivano lucidate sopra e messe di sbieco per fare asciugare. Sì, tutta una fila di sbieco. Tipo come vedere una fila di dischi. Sì, in pratica così. Come i piatti in una piattaia, dai. Prendi questo pane, lo metti così, l'altro lo metti così, sì. L'altro così e via, a scorrere. A scorrere, esatto. E rimaneva in piedi, in modo tale che si poteva asciugare lentamente. E poi bene. Dopo c'era? Poi che c'era? La mattina di Pasqua c'era i l'ova sode, benedette. Venivano con la frasca, esatto, dal campo e guai a buttare via anche i gusci, perché i gusci dovevano essere distrutti nel fuoco visto che erano uova benedetti per la tradizione. E la panina doveva essere benedetta. Anche la panina benedetta, queste esatto. Queste erano le due cose benedette che erano sopra la tavola. Poi dopo c'era le fave. Secondo se erano rimasti i pomodorini, le fave a secondo di come veniva la Pasqua, esatto. I cipollotti, eccoli qui, l'agli. I cipollotti, l'agli, è chiaro che questi qui venivano messi a pinzimonio nel piatto. Sì, c'era il sale, il pepe sopra. Esatto, si prendeva un po' di sale. Ma scusa, non ci si può mettere la tavola di fallo? Io faccio quei diti perché il mio nonno faceva quei diti. Tieni, te mettiti lì. Io provo a prendere le fave, guarda, mi prendo un ravanello, buono ravanello, anche questi. Un po' d'olio. Un cipollotto, a me piace più il cipollotto. L'aglio ci vuole un palato un po' più tosto, pizzica un po'. Pizzica, poi mi fa... Guarda che ti ho preparato anche... Guarda i cestini. Che poi in questi cestini la mia nonna ci metteva la paglia. Sì. E ci metteva l'uovo invece del bicchiere, per cui era anche un segno. E il pezzettino di frasca, pensa te, poi ogni casa, ognuno di noi aveva... E la mattina colazione c'era il vino, perché la gente, che fai? Che cosa, lo lasci? Un bel Chianti di mattinata, eh? Anzi, si iniziava così, no? A chiocco, tac, e ci si guarda negli occhi. Poi. Buonissimo. Lei, io ora. Te mi fai il prosciutto. No. Prosciutto ah, no. La spalla. La spalla.
Ad aprile, da gennaio, l'unica che poteva essere a punto di maturazione per essere tagliata era la spalla. Il prosciutto, essendo più alto e più grosso, aveva bisogno più tempo di stagionatura. Io vengo a prendermi un pochino d'olio perché, giustamente, te l'hai preso, ma mica me l'hai dato. ora... Ma ce l'hai gli olivi? Certo, Sant'Andrea. Ok, io li sto potando, eh. E ora vengo a vedere uno di questi giorni il lavoro come l'hai fatto. Guarda qua, siamo stati al mare degli olivi, io sono stata. Vedi? Bella, abbronzata, dal ravanellino, poi ci mettiamo questa bella cipollotta. Poi vi faccio una cosa, eh. Io voglio una fetta. Vedi? Col ditino si arriva con fondo. Te che vuoi quella? Io voglio la panina gialla, perché quella per gialla. Me la tradizione è panina gialla e uovo sodo. Io avevo un metodo tutto mio di sbucciarli, cioè io li abbraccio con la mano. Ta. Sì, e poi li sbuccio. Vedi? Guarda. Allora, io credo che la tradizione, quella che noi dobbiamo trasmettere, è importante, perché questo che noi facciamo adesso sono dei gesti che per i nostri nonni, per i nostri babbi, erano vita. Sì. Per noi sudore, oggi sono vita. Diventati cultura. Cultura, sì. Però noi contadini, perché io dico che sono contadina come te, noi abbiamo questo grande potere, secondo me, che noi vediamo crescere questi, li seminiamo, prepariamo la terra. Cioè queste cose li vediamo nascere e poi li trasformiamo, che non è facile. E nelle nostre famiglie non c'è i semi riprodotti. No. C'è i semi riprodotti naturalmente, tramandati da decine e decine d'anni. Esatto. Dal seme madre. Esatto. Quindi la pianta cresce, ti dà il frutto, fa il seme, te lo metti da parte, come il seme dei pomodorini. E poi lo rimetti. Seme dei pomodorini, poi li rimetti, rifai. Esatto. E questi veniva usato, le balle di juta, sì. Quelle più fitte, venivano messe lì e bagnate, venivano addirittura fatti rigonfiare, tipo anche il seme del cocomero, veniva fatto fare il missolino, e poi venivano piantati, perché ci doveva essere certezza che quei pochi di semi fatti facessero la pianta. Però posso dire una cosa? Facciamo colazione e poi andiamo a preparare per il pranzo, perché sennò oggi qualcuno non mangia. Sì. Salame lo vuoi? Sì, anche a finocchio. Guarda. Visto? Poi il pinsimonio. Questa. Oh, il pepe. Sì. Sì, ragazzi, sei proprio toscano. Io vedi, ci ho messo proprio il mio... Un fior di pepe, il tuo pepe. Fantastico. Allora Sara, guarda per i nostri amici cosa succedeva, no? Mm-hmm. Perché queste sono cose da... Aspetta, sposto anche questo che potrebbe dar fastidio. Sì. Ok, lo metto qua. Anzi, lo mettiamo qua perché dà meno fastidio. Vai. Questa è una cosa tradizionale, va bene, per i ghiotti. Del okay, tempo. Guarda. Allora, l'uovo sodo. L'uovo fritto. L'uovo fritto con il... Questa qui è finocchiona cotta. Allora, noi oggi non si dà importanza alla colazione, ma i nostri nonni ci insegnavano che prima di uscire di casa, che fossero state le 4 del mattino, o le 5, o le 9, la colazione andava fatta e loro la facevano. Allora, si alzavano molto presto, andavano a vangare o a lavorare comunque, rientravano alle 9 la mattina, e facevano. C'era quello che pensava a sistemare la tavola, a portare sulla roba, c'era quello che finiva di governare, perché bisognava da mangiare alle bestie nella stalla, o che erano bovini o che erano suini o comunque quello che c'era. E dopo si tornava alle 9 a fare una bella colazione, che fino a l'una e mezzo che non tornavano a pranzo. Ma era gente che consumava un sacco di calorie. Sì, perché qua, con le fronde? Così queste costicce vi è la frittata. Eh sì, lo so, ma le metto di qua, guarda. No, quella la finisco, sta ferma. Che fai? Dai. Poi ti ho preparato un'altra cosa. Sì.
Un'altra cosa che si fa vedere, perché io noi... Io lo chiamo dolce non dolce, il dolce che non c'è lo chiamo. Il dolce che non c'è, è vero. Non lo so, l'ho sempre sentito chiamare così. Senti, il io... dolce che non c'è. L'uovo non l'ho salato, perché la finocchiona è già un prodotto salato. No, io non... Lievite, lieve. Ma poi mi volevi togliere questo, il meglio pezzo, io dico. No, io prendo il pane, perché lo sai che qui ci vuole il pane, così. Lo intufi. Intanto che finisci, preparo quella cosina, così si fa vedere come ci hanno rallevato. Vai. Oggi guai! Ma no, che guai? Ragazzi, non si può. Quello non si può, quell'altro non si può. Il grasso no. La pasta no. Il pane no. Allora io non dico chi è, lo dici te chi è, va bene? Ho detto il dolce che non c'era. Il dolce che non c'era. Allora... queste sono due mezze fette di pane. Che cosa c'è sopra? Una cosa dolce, dolce, dolce. Questa era la colazione o la merenda? Sì, anche dei ragazzi. Ma anche dei ragazzi. Nei ragazzi dovranno tagliare annaffiato. Il vino, tagliare il annaffiato. Vino, sì. Io non l'ho mai tagliato, sono venuto su bene uguale. Ma sì. Allora, questo era un po' il dolce che non c'era. Il pane, lo zucchero e il vino rosso sopra. Questo era il dolce di ogni fine pasto contadino. Il dolce, o lo facevano direttamente nel bicchiere, o sì, lo mettevano qui. No, se no, togli quel pane, questa te la lascio a te, ma io questa me la mangio perché... Ma questo lascia, guarda, lo metto qui. Perché vale, guardate che meraviglia, che colori. Che tocca fa perché fa, però mi piace. Che dici? Si campa bene così. I nostri amici hanno già fame, hanno già provato per me. Sì, ma questa non ti si lascia mica. Quella è la tua. Io sono lenta. No, io no, e purtroppo... Io sono tanto lenta. Guarda che bella giornata oggi. Se poteva apparecchiare fuori, però... Per dare immagine di quello che era la famiglia contadina di una volta, era nella tavola maestra, quindi nella tavola della, di casa, nella tavola principale. E lì si mangiava. Dopo magari la merenda poteva essere fatta anche fuori, però il capoccia si doveva mettere capotavola. Perché e la massaia doveva preparare la tavola. E la massaia doveva preparare la tavola con tutti gli ingredienti. E guai a sparecchiare se il capoccia non aveva finito. Era il primo a mangiare e quello che si alzava per ultimo. Poi c'era il ragazzo però, Però una bella scarpetta. Te l'hai fatta? Ah, io ho mangiato tutto l'uovo. E l'ho visto. Invece mi piace la scarpetta. Adesso, dopo questa stupenda colazione... Bene. Ci salutiamo un attimo perché noi andiamo in cucina per preparare il pranzo di Pasqua. Vai. Dopo quella bella colazione ci siamo spostati in cucina per preparare il pranzo di Pasqua. Sara è addetta alla pasta, quindi faremo le fettuccine e faremo i tagliolini, quindi il solito impasto, due tipi di taglio diverso. I tagliolini li faremo in brodo, col brodo fatto di gallina, come era la tradizione. Io farò l'agnello ad arrosto morto, in forno ci sono le patate e poi avremo anche le spinaci di contorno. Quindi adesso ci mettiamo, che ne dici, all'opera, perché sì. La colazione è stata buona, se potrebbe andare guarda. A stasera a cena, però no, andiamo però avanti. Però quell'altro mi ha mangiato. E io scusa se ti giro le spalle, ma sta cucina è così. Questa volta va bene, dai. Va bene? Io mi sono preparata la farina, cioè le uova, guarda, tra l'altro questa lo sai è... È doscio. È doscio. E se fa anche con quello? Sì, io ce lo metterei. Io dico di sì, che fai? E poi c'è il sale, l'olio ce l'ho. Ti piace questo animale? Tanta roba. Bello, eh? Quindi io ora prenderò un po' e un po'. Io la forchetta ce l'ho. Poi se ti serve qualcosa, sai il caso. Ormai sei di casa? Sì. Sai dove è la roba? Io o vai. La fontanina. La classica fontanina. Con la buchina. Sapevi, sì? Cioè sì. La fontanina con la buchina. Allora, la ricetta per fare la pasta è un uovo, un etto di farina, un pizzico di sale. Io le lascio così, Guarda bello. Oh, guarda che bistecchia. Spettacolo.
Tutte se sarebbero buone fritte. Zitto, ma fallo. Lo sai che io te chiappo allora. Subito. Quanti siamo, Dante, a tavola? Lo sai, un'uova testa. Ne metto 3, 4, 5. Quattrova? No, caffo. Cucina caffo. Ma te l'ho detto apposta, è sempre dispari, facciamo però tre. Questo fa per due. No, fa per uno, uno abbondante. Un abbondante come me. Allora, questa è di Dante, guardate. È durissima la... Questo è l'uovo di Osho. Qui ci si mette sporco. Voilà. Prendete questo. Questi sono minimo due uova normali. Quindi siamo a tre. Allora io l'agnello si fa l'agnello si fa arrosto morto con la cipolla. Io ci metto poi la condisco con l'olio. L'olio ce l'ho già messo. L'olio serve per dare elasticità. Però io faccio una cosa che faceva mia nonna cimettiera, un mezzo guscio d'acqua. Allora, non essendoci tante uova, eccolo qua, dava una quantità con il guscio d'acqua, un bel pizzico di sale perché questa si fa condita. La pasta lo sai, c'è spenta sale, spenta pepe, condita. Spetta uova, solo di torno, io la faccio con uovo intero. Okay? Uovo intero. E poi questo movimento che serve per dare aria alla pasta e farli prendere piano piano la farina. Perché se la prende tutta insieme poi non si tira. Vedi? Lo sai che la... La pasta è un bambino piccolo che va curato, è un antistress naturale. E vedo con che delicatezza, forza e allo stesso tempo delicatezza usi nel massaggiare quell'impasto. Gli devi voler bene la pasta, perché è nervosa, poi diventa schizzata, non la tiri. L'armonia in cucina è la prima cosa. Come ci siamo detti l'altra volta, tre cose, no? Quella principale è il testa, cuore. Testa, mani e cuore. Non c'è verso. E si torna sempre lì. Poi la nonna faceva questo gesto qui, che è quello della farina che rimane attaccata. Vedi? Ci si pulisce con altra farina. Sì, perché asciuga e ti porta via. Esatto. Allora... Non è detto che tutti questi rimasugli li prenda, perché a volte sono troppo asciutti, li ributta fuori. E allora che facevano? Avevano una staccia che giustamente te non hai. Ah, la prossima volta te la compro. La prossima volta me la regali. Te la compro, ti ho detto, te la regalo, te la compro. Allora, che succedeva? Quello che rimaneva della pasta... Vedi, ora io prendo questo coccolino perché... Vedi, quello che rimane poi della schiatoia della pasta, una volta finita, veniva stacciata, va bene? La farina veniva stacciata tutta, la farina si recuperava, perché non si buttava, questa si metteva ad asciugare e diventava la minestra. La grandinina. Esatto. Era questa. Questa una volta asciutta diventa un'ottima minestra. Un'ottima minestra, sì. Cioè, all'uovo. All'uovo. Io continuo qui a fettare sta roba. Io ancora devo impastare perché è molto morbida, per cui... Allora, qui ho diviso a metà questa metà d'agnello, ho liberato il prosciutto, ho fatto un po' di costoline, questa è un po' di pancia. Ora prenderemo per fare un po' anche di prosciutto. Guarda Sara, una femmina era. Questa è femmina, sempre nel mezzo. Te donne. La cosa più bella che la natura poteva inventare, le donne. È vero.
Stamani parlava qualcuno di un aneddoto, di come hai conquistato la tua moglie. Con le cipolle sotto brace. E io che ti ho detto? Ho detto altro che fiori. Eh? Eh sì. Ma sai che quando faccio la pasta io canto? Ma te sei una persona allegrissima. Ma lo sai che ti ho fatto un ritornello per la colazione di stamani? Grande. Qual è? Metti una colazione a Pasqua e Pasquetta. Ah. Ma io sono stonato. Non proprio leggerissima. Nuova panina e cipolla e un gotto di vino. Capito? Ho capito, ma se canto io per Pasqua vediamoci il sole. Ma tanto colarsi, perché Pasquetta piove. Ha messo quasi, tempo brutto. Era bello. Come si dice? Come si diceva una volta? Se piove, se goccia la frasca, bella la Pasqua. Bella la Pasqua. Quindi la Pasquetta era sni e Pasqua sarà sni. Qua dei ginepro ci si mette in questo agnello. Te la rompi un paio di palline e ce le metti in te. Io le rompo con l'uglia. Io col gli dai uno schiaffo. Uno schiaffetto. Un po' d'aglio in camicia? Sì. Anche quello leggermente schiacciato. Quello è chiaro. Ti va bene così, è deciso, per l'aglio. Sì. Benissimo. Io ci metterei una punta del peperoncino. Poco. Ma all'ultimo, perché sennò lo bruci, il peperoncino si brucia come il pepe. Bravo. Gli togli tutto il sapore. Allora. Se fosse stato fresco no, visto che pulire. Bene. Allora questo è. Per quello fresco ancora bisogna aspettare. Eh sì. Questa è la mistaccia di stamani. No, io non dico altro. Però un po' di minestra per un bimbino. È piccinino, È piccinino, sì. Oh, a me quel gotto di vino mi ha messo in caldo che ora quasi quasi mi tolgo la maglia perché sto morendo dal caldo. Ma lo sai di chi è quel vino? Di chi è? È d'uno squilibrato come noi. Di quello che sta lassù. Quello che sta lassù. E che ci ha portato la faraona l'ultima volta. Che ci ha portato la faraona l'ultima volta. Ah, del palle? Del palle, vedi? Ah, ma questo era quello Alviero, quello del babbo. Sì, col nome del babbo. Certo. Un vitigno che ha 7 anni. Questa è una bottiglia imbottigliata del 2017. Caro palle, arriva sto vino. Vabbè, dopo ci si rifà con l'agnello, si appesantisce un po', eh. Sì, infatti ho abbondato con le uova stamani, ho abbondato con la panina proprio per. Procediamo. Con i pezzi, allora i pezzi d'agnello abbiamo preso una parte di prosciutto, un po' d'anca, delle costoline, un po' di pancia. Sì, però è vero, è un peccato queste costoline, mettere le fritte venivano proprio belle. Questo è prosciutto, la bistecchina, questa qui è la pancina, un po' grassina, vedi che serve tutto per cocere. Questa la vado a mettere. La minestra. Anche io lo piglio, lo metto qui. Mi piace perché a me è tanta. Il fuoco tanto fiacco. Senti come deve essere la pasta? Alchimia. Lo so. La sento. Il calore che manda. Col palmo senza toccarlo. Senza toccarlo. È fantastica, senti che energia che ti dà. Vedi ora questi qui li sputo piano piano e vanno a finire la minestra. Intanto che manda questa io faccio una cosa, se fa vedere ai nostri amici prendo un bel tegame, tiro fuori sto bel pollo che ci abbiamo fatto. Io la chiudo e la faccio riposare 10 minuti. Il brodo. Poi se no non la riesco a tirare, deve diventare elastica come faceva la nonna nel canovaccio perché non prende aria. Sara. Io ho fatto. Va bene, intanto che riposa quella che frigge il nostro agnellino.
Si è fatto prima il brodo con la gallina. C'è una bella gallina intera dentro. Okay. Va bene, è stato fatto con la cipolla, la carota e il prezzemolo, sale, c'è da filtrarlo un pochettino se lo vogliamo. Da sgrassarlo, perché la gallina era bella tosta. E la gallina poi la mettiamo qua. Vai, dammi una forchetta. Sì. Con il cipollone, quello che vuoi. Tanto tiro su. Wow! Che spettacolo come si affonda! Guarda, è cotta a puntino, Sì. Per sfare. Che spettacolo. Qui una volta noi per Pasqua faceva la... a casa la facevamo ripiena per il brodo, quindi la galantina, no? Proprio noi. Però questa a insalata, perché una volta la galantina non si faceva tutta l'insalata in pollo, con i sottaceti. Un po' di salsa verde. La salsa verde l'ho fatta perché io mi piace molto la salsa verde, anche con la bistecca. Bello, con... guarda che effetto. Anche le zampe. Anche le zampine. Questo riposato domani era perfetto perché veniva via. E ora si va a sgrassarlo, anzi se c'hai un altro tegamino ci metto questa parte di grassa, perché per sgrassarlo o lo si mette in un posto freddo e quindi fa la parte solidifica, oppure se no a sfioro piano piano si toglie l'olio del grasso della gallina. Cioè noi bisogna prendere l'olio sta in cima e quindi piano piano per leggera pressione si va a recuperare l'olio che è in eccesso. Lo vedete come cambia la consistenza? Io quando vado a trovare gli amici mica mi metto a sedere in soggiorno, entro in cucina. Ma non per cattiveria, perché mi piace proprio gli odori che c'è dentro. Poi ogni famiglia ha le proprie storie legate ai propri piatti. Allora, dopo che avete visto che è stato messo l'agnello, l'ho mandato un po' avanti, poi ho aggiunto, quando la carne era un po' rosolata, ci ho messo un bel bicchiere di vino rosso, ci ho aggiunto il sale e un po' di pepe. Adesso penso che sia anche l'ora di metterci un po' di peperoncino. Ma io sento il profumo, mi dispiace per chi vede le immagini, ma io sento il profumo, ragazzi. Ora quando asciuga la sfumatura, che rosola per bene, siamo fatti. Io prodotto questo qui 25 minuti ve lo fai. È pronto, sì. Allora. Dal momento della messa della carne 25 minuti è pronto di cottura, quindi è anche abbastanza sveglio. Poi a secondo, se a uno gli ci piace molta più cipolla, che diventa anche più cremosa, penso che può fare un po', insomma, poi secondo un po' come piace nelle famiglie, no? Certo. Più o meno ingredienti, come te dicevi per il brodo prima, e lo stesso vale, ognuno ha la propria cultura. Qui io c'è stato messo una cipolla intera. Ma poi sai, ogni famiglia, che succedeva? Che poi si trovavano, no? Dice com'era, spose buoi dei paesi tuoi. Esatto. Però non è vero, perché poi quando andavi a sposarti in Casentino prendevi delle cose del Casentino e le portavi in Valdichiara e viceversa. Quindi c'erano delle contaminazioni e ogni casa poi aveva la sua contaminazione, esatto. Allora io intanto la pasta l'ho fatta riposare, però ho visto che c'ho un mattarello grandissimo. Cioè, noterete quello che manca da lì mi hanno dato un test a me. Quindi non posso tirare tutta questa sfoglia insieme perché non riesco a tirarla. Quindi farò delle micro pagnottine e ne tirerò un pochino per volta. Insomma, sta agriturismo riparte o no? Certo. Allora, spiegaci il tuo agriturismo, dove è? A Capolona, come si chiama? Fattoria Le Rocche. Dove c'è 18 ettari di olivo, vigna, semi nativi, dove faccio il grano Verna,
dove faccio il farro. E ora sto, vedi, va bella abbronzata? Ho finito l'ettaro di vigna e ora sto potando solamente 30, ne ho fatti, 30-40, ce n'ho 5,50 550 olivi da fare. Vabbè, ne puoi fare metà quest'anno e metà un altro anno. Sì, però c'è una chiusa che va fatta perché diversi anni, un paio d'anni che non è stata toccata, quindi sto andando parecchio bassa quest'anno, mi ha tolto quasi 3 metri di punta a qualcuno. Sono andata in motosega, quindi. Le olive vanno prese nella fronda, basse, quasi tutto. Però il problema è che quando lo sai anche te, quando non li poti, sotto si seccano e vanno tutti in altezza, no? Allora, le rape. Non le spinaci, le rape fatto. Le rape. Bravo. Perché questa era la valle delle rape. Era l'alimento principale. Principale delle mucche chianine, delle vacche, dei tori chianini. E di chi li guardava anche. E di chi li guardava, perché le foglie, quando erano tenere, prima che la pianta avesse fatto il fiore, venivano raccolte, bollite. E poi la rapa veniva data agli animali. Agli animali. Io mi ricordo, ti ricordi il segone, chiamato così? Ci veniva infilato le cose di saggina o le rapi, i rapi, e c'era sta rota che a mano girava con queste lamone, faceva tutti i pezzetti il per trito. Fare il trito da dare alle bestie nella stalla. Questi sono alimenti che siamo cresciuti. Hanno fatto la storia, faranno la storia delle nostre valli. Sono quei sapori che ci invidiano in tutto il mondo. Assomiglia alla sculacciata, eh? Non ho detto che è un bambino questa pasta. Ma lo sai, Sara, che sto curioso di metterci un goccio di quelle. Di ma questo bravo. Sì, appena appena, perché. Vai. Quando ha finito questo ci siamo, Ok. Vado a dare un'occhiata alle patate in forno, perché non vi sei detto, ma in forno c'era le patate col finocchietto, Ma Dante, la salsina verde? La salsina verde è già pronta. No. Come l'hai fatta? Vediamo Eccola se la mia è diversa dalla tua. Olio extravergine d'oliva. Ok. Acciughe fresche dissalate. Capperi, prezzemolo. Ok. O la fai al tagliere. O la fai, o la fai col frullatore. Questa è fatta col frullatore. E la faccio sia in questa versione qui, quindi mettendoci le acciughe. Oppure se no la faccio per, a volte nella ristorazione, ora a casa è più difficile, però nella ristorazione trovi gente vegana, quindi il vegano l'acciuga non la mangia. Quindi faccio due versioni, quella classica dove ci metto anche l'uovo sodo dentro, bruciolato, e il pane ammollato nell'aceto. Te l'ho detto che ogni casa ha la sua versione. Siamo in Valdichiana. Sì. Siamo amici, ti vieni dal Casentino. Che meraviglia. Aspetta. Mi prendo l'aceto. No. No, va solo. Ah, così siamo a tre stamani. Perfetto. Tagliala. Mettici la pasta, la ciugina sopra. La salsa verde. E poi faccio quell'altra che invece è prezzemolo, scorza di limone, olio e aceto. Vai. Cioè, ragazzi, mi do un'occhiata a stagnello qui che mi sa che è già arrivato. Ci mette anche i capperi, vero? Certo, capperi, prezzemolo, acciughe, olio extravergine d'oliva, niente sale perché c'è l'acciuga. Buono, l'agnello mi sa che mi sono spruzzata l'aceto. Se provvede subito. Quello della
Sì. Sì. De lei. Di lei. Ce l'hai là, piccolino, quello fatto a cuore. Forse è aperto quello. No, non è aperto, ma si apre. Ah, neanche. Guarda qua. Fa delle cose bellissime. Queste sono aziende agricole, sì, pure. Sì. Dove fanno vino. E oltre a fare il vino e il vin santo, fa anche questa parte acetificata, quindi dell'aceto. Che non tutte le aziende fanno. Dico bene? Credo sia l'unica lei in Toscana. Sì, a farlo. Dimmi quanto basta, Basta. Te l'hai sentita anche te prima, no? Sì. Dagli un attimino. Ascolta, questo. Quindi ne hai spacchinato. L'uomo solo. Cioè, hai capito perché io e te non saremo mai secchi? La Barbara Lapini mi ha detto 2 ore alla settimana. Dico, ma come 2 ore alla settimana? Ne mangio una dottina per volta. 2 al giorno io, giusto. Vedi, non fatta di più apposta perché. Vedi? Ora senti, ora scelto. Vedi, già un ovo l'ho mangiato. Io ho quasi 3. Stamani, solo stamani. Allora. C'è rimasto altri 2 o 3 uova, da qui a lui. No, dopo ti faccio vedere cosa ci faccio. Lo immagino. Guarda qua. Perfetto. L'hai sentito di sale? Come ti fa sentire di sale? Col naso. Oppure? Lo metti nel mezzo, non sempre. È brucia la padella. Ma lo sai che ho fatto ieri sera? Sugo di lepre. Quella che c'hai al giro per Frutteti? No, per Frutteti no, perché qui è riserva. Allora non si può. Poi io sono il presidente di sta zona, quindi. Mi ammazzo l'animale in casa, no? Lo proteggo. Se può, con i cinghiali si può, no? Cinghiale qui, sì, capriolo e cinghiale sì qui. La lepre no. La lepre no. È sempre protetta. Sì, perché è un animale, cioè, che viene catturato e rimesso. No, catturato con le reti da vivo e rimesso nel territorio. Buona! Allora, il sugo di lepre, innanzitutto ci vuole la lepre, si taglia a pezzetti, si mette gli odori, io ho messo. Quindi fai una marinatura? No, mai. Allora, molti usano fare la marinatura sulla selvaggina il giorno prima per togliere certi sapori. Secondo me sono esaltanti, perché se io voglio mangiare la lepre deve essere lepre, non deve assomigliare a un coniglio. Ok, quindi il sapore di selvatico, che è quel sapore particolare di quella carne rossa che ha questo animale, a me piace molto. Quindi io ho usato olio, carota, cipolla, sale, pepe, un po' di peperoncino, delle bacoccole di ginepro, va bene, pomodoro, passata di pomodoro o pelati, dipende quello che uno c'ha in casa. Viene messo per prima l'olio, la cipolla, la carota che viene frullata, macinata o fatta a battuto fine, insieme al rosmarino e anche alla salvia. Vengono messe in padella, poi ci viene messo i pezzi di carne, il fegato dell'animale, le parti gli interiori vengono tagliate e frullate insieme e vengono fatte arrosolare insieme alle verdure. Dopodiché ci viene messo i pezzi di carne, va bene, e l'animale ha, un po' tutti gli animali hanno proprio il pezzo già fatto, diciamo così, uno che si capisce un po', non c'è bisogno tanto di andare a tagliare perché c'è già le parti già sporzionate. E quindi si viene messo quello e poi viene, una volta che è rosolato, viene sfumata col vino. A sfumatura finita viene aggiunto il pomodoro. E lì la cottura è di circa, ad un sugo così, un paio d'ore e mezzo tra la preparazione e il finale della cottura. E quello che viene fuori è questo sugo qui. Allora, questa è la tagliatella, no? Sì. Più o meno. Poi c'è la tagliatellina, che è questa. Ok? Sì. Questa è una mezza pappardella. E questa è la pappardella. Va bene? Eh sì. E questo è il maccherone.
che è leggermente più grande. Però vedi, mattarello corto, pasta alta. Eh sì. Ok. Io faccio le pappardelle. Vai. Io prendo un tegame per scaldare. Poi guarda come faceva la mia nonna. Da. Ora questo qui io ci provo, ma è la prima che ho fatto. Ha tirato un po' di più, Che è più asciutta. Però ci provo perché il tagliolino, se lo fai a tagliolino, se non è asciutto è un problema. Quindi ora li metto, e siamo in cucina che c'è comunque l'ambiente abbastanza caldo. Caldo, sì. Però per il tagliolino, per esempio, lo piego sempre a metà, va bene, lo faccio un pochino più stretto. Però poi non lo lascio così, lo ripiego su se stesso. Ora vediamo se è giusta anche questa. La prima te la faccio a maccherone, va bene? Così trovi la linea. Esatto. E poi... Dante, non ci si vede più. E i diti, No, no. Non è che tu tagli fino, È grosso, e ancora non è asciuttissimo. Facciamo vedere ai nostri amici cosa c'è dentro i tagliolini. C'è la sorpresina! Le uova! Perché dovete sapere che in questo periodo le galline, va bene, perché questo brodo è stato fatto di gallina, all'interno avevano tutta una corona d'uova, tipo un grappolo d'uva, quindi l'uovo più maturo, più pronto, più grosso, e poi tutti piccolini piccolini fino ad essere molto più piccoli di un chicco di pepe. E in una corona c'era un 100-150 uova, che tutti i giorni ne maturava uno e la gallina faceva l'uovo. Quindi all'interno del brodo di Pasqua c'era la gallina con la corona d'uova dentro, la massaia, guai a toglierla. E vedete l'uovo che si rassoda, e il giallo, non c'è il bianco perché il bianco non è stato ancora formato, perché non è stato ricoperto dal guscio, ed ecco qua. Quindi a chi gli tocca la ramaiolata con l'uovo è più fortunato di quell'altro. Così se tocca a me sono quattro. Ma era sempre per i ragazzi più giovani. Ok, perfetto. Vado. Dante, siamo pronti? Arrivo. Bene, ma i nostri ospiti? Guarda. Per questo pranzo di Pasqua? Arrivano, intanto posizioniamo. A questo punto lavorare si è lavorato. Ok. Io i tagliolini l'ho fatti. Tagliolini in brodo con il brodo di gallina, ne ho fatto ieri sera. Con le uova. Questa è la nostra tavola di Pasqua. Meraviglia. Questa è l'idea di questa Pasqua 2021 in famiglia, perché quest'anno la passeremo in famiglia. Quindi il tagliolino, il maccherone col sugo di lepre. Lepre tagliato a coltello. Poi di secondo abbiamo la gallina lessata con la salsa verde, e poi dolce. Abbiamo l'agnello cotto in arrosto morto, cipolla, patate al forno e pulezze. Le pulezze, esatto. E poi per finire, guarda che vado a prendere, torno subito. Guarda, ho lasciato la pannuccia e tieni una mantovanina, guarda qua che spettacolo. Ragazzi. Allora, da casa di Dante, da Dante, Sara, buona Pasqua a tutti, e con un augurio che questa Pasqua lasci indietro tutti i problemi che l'umanità sta attraversando,
perché questa è la cosa più importante. Spero che oggi vi abbiamo dato qualche consiglio, comunque se non vi abbiamo dato i consigli, rinfrescato qualche ricetta dimenticata da questo periodo brutto e cupo che l'umanità sta attraversando. Io mi sono divertito, te io Sara? Pure. Io pure, auguri di buona Pasqua ed ecco qui il nostro un bacio a tutti. Ciao, 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 ciao. A casa di Dante, realizzato in collaborazione con Candolesi Officina Iveco, un punto di riferimento a Soci, Arezzo. Candolesi è linea revisioni veicoli industriali, ma anche vendita, noleggio e assistenza a carrelli elevatori e macchine movimento terra, con un vasto parco macchine a disposizione. È centro tecnico tachigrafi digitali. Candolesi la trovi a Soci, in via Nazionale, con passione e professionalità dal 1979. L'API Chimici è una realtà che si è formata in 70 anni di crescita. Restiamo al servizio delle aziende con consulenze e competenze qualificate e una gamma di prodotti di qualità per il settore orafo, le aziende chimiche, la detergenza professionale, il trattamento delle piscine. È un lavoro incessante di ricerca, attenzione al cliente e personalizzazione del prodotto. Siamo quello in cui crediamo. L'API Chimici è responsabilità, competenza e innovazione. Agrifer Più, mangimi ed articoli per animali, giardinaggio e non solo, a Civitella in Valdichiana. Forno Moretti, Tegoleto, dal 1952, pane di qualità. Fratelli Mazzi, carburanti, lubrificanti e gasolio, ad Arezzo. VR di Bettocchi a Castiglion Fiorentino per scegliere le aziende e le soluzioni migliori con assistenza post vendita. Idromeccanica di Palazzi e Lorenzoni a Badia Alpino, impianti idraulici ed irrigazioni, carpenteria in ferro. Azienda agricola Il Palle a Civitella in Valdichiana. Azienda agricola Moretti e Conti a Pieve al Toppo. Alan Costruzioni, impresa edile a Marciano della Chiana. Arimac a Pieve al Toppo, vendita, assistenza e noleggio, movimento terra, edilie stradali.